Ben ritrovati amici con la prima puntata della nuova stagione, vi presento il mio nuovo e ebbriosissimo salotto e spero che vi piaccia. E intanto è venuto a trovarmi un artista con una voce pazzesca, vediamo di chi si tratta. Mariana, benvenuta! Ciao Bri, grazie, grazie mille. Come stai? Tutto bene, grazie. Ti piace il mio nuovo salotto? Assolutamente, fantastico, sono estasiata. E io sono felicissima perché sei la mia prima ospite, come sempre, perché ogni anno sei insieme a me. E ti faccio i complimenti, soprattutto perché è ormai invisibile ovunque il tuo nuovo lavoro. Sì. And I know. And I know. Assolutamente, il brano che è uscito a marzo del 2017 in collaborazione con Andrea D'Amato e la Adams Records, che è la sua etichetta discografica, e stiamo avendo dei buoni riscontri anche radiofonici, prima di tutto un bel po' di play su Spotify, e quindi oggi il mercato musicale funziona in questo modo e io sono contenta perché, come abbiamo detto prima, a piccoli passi cerchiamo poi di andare nella giusta direzione. La tua è una passione che hai coltivato sin da piccola, ma sì. Chi ti ha indirizzato proprio a questo percorso musicale? Guarda, mia madre sarebbe contentissima della domanda che mi hai fatto, perché è lei che da bambina mi ha sempre inculcato un po' il canto, nel senso che lei cantava tantissimo in casa, anche mio padre. In casa mia si facevano i karaoke, era quasi sempre festa perché c'erano i miei cugini che venivano a trovarci, e da lì poi ho cominciato a cantare e ho capito che mi faceva stare bene, mi piaceva molto. Ecco, tu spazi dal soul al pop, dal rock al blues, sì. Ma qual è il genere proprio che preferisci? Il genere che preferisco è quello che sto portando anche adesso avanti negli inediti, e quindi il soul, l'R&B, e anche se ho fatto di tutto, dal canto popolare al blues, rock blues, disco anni 70-80, ho fatto davvero, davvero tutto, e tutto poi mi è servito per quello che poi riverso oggi nella mia musica. Infatti tu hai partecipato a tanti concorsi canori anche diciamo in Sud Italia e non solo, sì. Perché poi tra l'altro hai fatto grandi tour con tanti altri artisti, quindi tante le collaborazioni. Sì, assolutamente, con le Ninfe della Tamurra, Serena della Monica. Abbiamo varcato diversi confini, no vabbè, adesso sto ingigantendo un po' la cosa, però siamo stati in Portogallo, siamo stati in Romania, abbiamo fatto un bel po' di tappe in Sud Italia, è stato veramente bellissimo. Quindi dal sud all'estero. Sì, assolutamente, mi ha formata tantissimo questa esperienza, perché un'esperienza molto professionale che insomma ne va veramente la pena farla. Ma che cosa significa per te fare musica? Cantare soprattutto, quando sei sul palco e di fronte a te c'è quel pubblico che poi ti ama tantissimo. È una bella domanda, anche perché io non sono una donna egocentrica e non mi piace molto stare al centro dell'attenzione, cosa che potrebbe sembrare completamente diverso, visto che vorrei fare questo mestiere nella vita. Però io lo faccio perché mi fa stare bene, perché mi libero completamente dai miei dolori, dalle mie sofferenze, da tutto quello che poi ho vissuto nel corso della mia vita, e quindi cerco di dare colore alla mia musica e, con le sfumature che credo e spero di aver acquisito poi nel tempo, grazie proprio alle mie esperienze. Ed è importante, diciamo, anche lo studio. Assolutamente, lo studio è la cosa principale, perché senza studio io credo che non si possa andare avanti, perché i più grandi artisti insegnano che studiare è la chiave per poter proseguire e per poter avere successo nella vita. Quindi spero spero di non fermarmi mai. Tra l'altro hai collaborato anche con Espedito De Marino, grandi concerti. Sì, grande maestro Espedito, lo adoro, veramente una persona bellissima, molto umile.
abbiamo fatto un bel po' di concerti insieme. Lui poi tra l'altro ha scritto anche una canzone dedicata al papà del mio fidanzato, che abbiamo purtroppo perso 2 anni e mezzo fa, e ho avuto l'onore e il piacere di cantarla insieme a lui, quindi sono molto legata al maestro, sì. Ecco, e questo nuovo album che deve venire fuori, che poi presenteremo. Sì, assolutamente, in anteprima da te. Assolutamente, ecco. Sì. E, niente, siamo in fase di preparazione, siamo in fase di studio e assolutamente quanto prima ascolterete questo EP e la realizzazione, insomma, di tutto il mio percorso. Io tra l'altro ti faccio i complimenti perché il videoclip è bellissimo, tantissime visualizzazioni. Grazie, sì. Molto, ho scelto di rimanere semplice nel mio stile, perché è giusto che si debba ascoltare quello che è stato fatto. Ma qual è il consiglio che puoi dare ai giovani che vogliono emergere appunto nel mondo della musica, visto che è anche molto difficile da un punto di vista discografico trovare proprio la persona giusta che ti accompagna passo dopo passo per realizzare poi un sogno? Assolutamente credo che l'umiltà sia fondamentale per poter emergere, anche perché oggi di cantanti ce ne sono tanti, ma ce ne sono tanti anche purtroppo di persone che credono di essere o di saper fare qualcosa che poi in realtà non è così. Quindi io credo che l'umiltà vince sempre su tutto. Ma c'è una canzone che non deve mai mancare nel tuo iPad? Sì, io sono un amante di quella canzone che fa: quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti, quando sei qui vicino a me. E questa e è continua. La bellezza del salotto, perché si canta live. Sempre qui si canta da brie. Allora, noi continuiamo ad ascoltare ovviamente le tue canzoni, perché io, come ho detto prima, insomma, ti aspetto, dobbiamo fare questa grande presentazione. Certo. Però, come tu ben sai, io ti faccio le congratulazioni. Grazie. E poi dobbiamo cantare, perché io voglio sentire live And I Know. Ok. So it's gone, now we both moved on. Oh, that's la la life, that's la la life. Baby, let it be, enjoy the memory. Oh, that's la la life, that's life. Grande Mariana, grazie per essere stata grazie qui. Grazie a te, e ti aspetto prossimamente e noi ci rivediamo alla prossima puntata, sempre qui nel Salotto di Brie. That's la la life, baby, let it be.